Siamo con Matteo Veschetti nel caseificio San Faustino, Valle Camonica. Buongiorno a tutti, ciao. Ci racconti un po' come è nata questa grandissima passione che hai in questo mestiere, come è nato il tuo caseificio? Passione è nata proprio per passione, per voglia di sperimentare, oltre che per gusto, amante di formaggi, ma senza mangiarne troppi, e la voglia di sperimentare lavorazioni nuove, lavorazioni ricercate, per proporre qualcosa di diverso, diciamo, nell'ambiente caseario. Caseificio, diciamo, sede nuova, Cividate Camuno, in Valle Camonica, montagne, Alpi bresciane. Logisticamente adesso siamo anche comodi e ci occupiamo della trasformazione sia di latte vaccino che caprino. Lavoriamo in prevalenza a latte crudo, lavoriamo latte di conferenti selezionati, alla quale ci crediamo molto nella crescita, oltre che del nostro caseificio, anche proprio degli allevamenti che ci conferiscono il latte. Materia prima di alta qualità per avere e proporre comunque un formaggio con particolari caratteristiche. Tu partecipi tantissimo agli eventi caseari, in tutta Italia si può dire? Sì, diciamo in tutta Italia, ci fermiamo, diciamo centro Italia, su Roma, più a sud non andiamo proprio per mancanza di tempo, perché oltre che l'impegno in caseificio in trasformazione, seguire, diciamo, un tour di eventi anche mirati al settore lattiero caseario è un bel impegno, oltre che per la preparazione, per la logistica, anche proprio per il tempo che si dedica a presentare, diciamo, i nostri prodotti sia al consumatore finale, ma anche a chi potrebbe essere interessato, come parlavamo prima nel seminario di Domus Casei, ai ristoratori. Infatti dalla ristorazione comunque sei molto conosciuto, pur essendo un caseificio giovane. Sì, ci piace collaborare con la ristorazione, perché sono loro che vengono a cercarti. Sì, spero sempre di più, perché anche, diciamo, il mondo della ristorazione è un mondo molto particolare, un mondo al giorno d'oggi anche di ricerca, proprio su studi per avere determinati piatti e determinate pietanze comunque da proporre al consumatore, e ci piace metterci in gioco proprio anche confrontandoci e essere trasparenti con col mondo della ristorazione. Perfetto, Matteo, grazie. Grazie a voi e buona giornata.